Cosa può succedere ad una donna da sola per strada in un posto qualunque, che so, alla fermata di un autobus? Un monologo ironico, ma non troppo. Vi va di guardarlo insieme a me? Allora, andiamo. Nona, quest'autobus non arriva. Ma che ore sono? Oh mio Dio, com'è tardi! Ragazzi, oh, sembra un caso, ma quando uno ha fretta non passano mai gli autobus. Cosa? Come ha detto? Che poppe, che culo, cosa ti farei? Ma, scusi, ci conosciamo? No, dico, per avere tutta questa confidenza, almeno parenti. Ah, non ci conosciamo! Ah, ecco, no, infatti mi pareva, insomma, mi pareva strano. No, allora, guardi, signore mio, che lei deve riformulare la domanda, ricominciare tutto da capo questo approccio, perché non va bene, non va bene affatto, perché questo non è un complimento. Ora, non so se nella sua testolina magari lei pensava che lo fosse, ma le posso assicurare che non lo era. No, 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 guardi, guardi, su questo non transigo, eh. No, 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 ci vuole chiarezza, perché poi sì, si possono generare dei fraintendimenti che francamente sono piuttosto antipatici, cioè sì, si fa confusione, non va bene, no, 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 perché vede, che poppe, che culo, cosa ti farei? È catcalling, capisce? O lei pensava che fosse, che so, dolce stil novo, eh? No, guardi che noi donne sappiamo distinguere perfettamente un complimento da una molestia. E la sua, mi perdoni, ma era una vera e propria molestia. Una di quelle che ti mettono in imbarazzo e che ti offendono. Questi complimenti, come li chiama lei, ma li fa anche alle ragazzine? Oppure è un amante del vintage? Un attimo, prima di ricominciare, mi faccia una cortesia. Ecco. Le do questo fazzolettino, guardi, si asciughi quel rivolo di bava, di bavetta qui, la saliva che si è un po' rappresa all'angolo della bocca, che guardi, fa tanto hold pig e non si può vedere. No, non sulla destra, sulla sinistra. Ecco lì, bravo, bravo, sì, esatto. Ma cosa mi rende il fazzoletto? Ma se lo tenga! Ah, oh, santo cielo! Ma lei voleva solo essere galante! Spiritoso! No! Lei non è stato né galante né spiritoso, ma non si preoccupi, per sua fortuna ci sono qua io ad insegnarle come si fa. Allora, ricapitoliamo come prima cosa, lei si avvicina, non troppo, e si presenta cortesemente, nome e cognome, e poi se vede solo, se vede chi è il caso, allora mi può dire qualche cosa di romantico, che so, ho visto un angelo alla fermata dell'autobus, e cose di questo genere. Anzi, guardi cosa le dico, ancora meglio sarebbe se lei mi dedicasse così, su due piedi, una piccola ode, che so, un sonetto, eh? No, eh? Vabbè, comunque si sforzi di trovare qualcosa di lirico da declamare, no? Almeno mi citi Dante. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia quando altrui, eccetera, eccetera. Se la ricorda, no? Ah, non la sa. Ah, non sa nemmeno chi è Dante. No, vabbè, questo è inaccettabile. Lei mi sta deludendo. Lei non si vuole migliorare. Lei non vuole evolversi. Lei mi vuole rimanere un australopiteco. Cosa? La sto ferendo. Io sto ferendo io. Non facciamo queste storie, non facciamo queste scenate, che sembra un bambino piccino e invece c'ha una certa età. Ma dove andiamo? Ma cosa siamo? Ma dove va, signore? Signore, dove va con la cerniera dei pantaloni tirata giù? Guardi che va bene anche a Silvia dei Leopardi, eh? Niente, neanche quella. Ah, vabbè, vai a far del bene alla gente. L'autobus.